La partita di Palermo, che come vedrete il Milan ha rischiato di perdere, dimostra che il grande enigma della squadra rossonera in questo campionato è costituito da Jimmy Greaves, l'attaccante inglese che è venuto in Italia non privo di nostalgie e di riserve mentali. Chi risente di più di questa situazione è intanto Altafini, il quale da tempo è in attesa della grande mezzala d'appoggio. Anche a Palermo dunque due volti del Milan, quello offensivo piuttosto sbiadito, quello difensivo classico e dinamico al tempo stesso. I Pelagalli, i Radice, i Trapattoni, gli uomini della giovane guardia rossonera si sono sospinti nella circostanza fino a cercare il gol. In questi reparti il Milan è indubbiamente la più organica squadra del campionato e una delle più funzionali d'Europa. Il Palermo meritava di più per lo spirito con cui ha lottato nella ricerca del primo punto del campionato. Comunque, il pareggio è bastato a salvare la testa dell'allenatore Remondini, già in pericolo dopo la seconda giornata di campionato. Come vedrete ora, il Palermo era anche riuscito a segnare un gol, ma l'arbitro ha annullato la rete di Sardei a causa del fuorigioco di posizione in cui è venuto a trovarsi un attaccante rosanero. Sottigliezze. E così un bel sogno sfumato.